Buonasera a tutti, buonasera ai nostri ospiti a casa e buonasera anche al nostro graditissimo relatore. Al convegno legale di questa sera parleremo con il senatore Gianluca Cantalamessa, senatore in quota Lega, che fra l'altro ha delle preparazioni molto particolari. È capogruppo in Commissione Industria, Commercio, Artigianato e Turismo, e parleremo anche ovviamente di economia, e è capogruppo anche in Commissione Antimafia, con svariati ruoli all'interno della Lega, che ci permetterà di affrontare le problematiche riguardanti la mafia e anche le, ahimè, nuove mafie provenienti dall'estero. Buonasera senatore Gianluca Cantalamessa, è un piacere averla qua con noi. Buonasera a lei, grazie per l'invito e un saluto ai telespettatori. Molto bene. Allora, senatore, veniamo subito alle domande. Senatore Cantalamessa, allora, sono degli anni veramente difficili. Il governo Meloni e voi vi siete ovviamente intestate moltissime leggi e state cercando di contrastare una, chiamiamola, invasione o un periodo molto difficile con l'immigrazione. Sì, va da sé che con l'immigrazione, ahimè, potrebbero esserci delle infiltrazioni, diciamo così, anche di soggetti con profili criminali, ovviamente si spera che la maggior parte non lo siano, che potrebbero anche portare sul nostro territorio delle mafie straniere in Italia, cosa, ahimè, ben comune e ben nota. Lei, che è ovviamente esperto e specializzato sull'argomento, ci può dare per cortesia una visione di quello che sta succedendo con questo tipo di immigrazione che può essere molto violenta? Purtroppo, lei ha detto benissimo, ha usato solo male un verbo, nel senso che potrebbe, no, nel senso che è purtroppo così. Sì. Purtroppo dobbiamo togliere il condizionale. Nella vecchia legislatura io ero ancora capogruppo in commissione antimafia, abbiamo audito il primo pentito della mafia nigeriana, ritenuto attendibile dall'epoca ministro Lamorgese, tant'è che vive sotto tutela questo pentito della mafia Immagino. nigeriana, e lui ha dichiarato in commissione antimafia che la mafia nigeriana, per il tramite delle organizzazioni criminali libiche, organizza il traffico di migranti irregolari in Italia. A chi si affilia alla mafia nigeriana il viaggio viene offerto gratis, e che ci sono in quasi tutti i centri di accoglienza reclutatori della mafia nigeriana. Quindi purtroppo non è solo un'ipotesi, è una certezza, e farà pagare e farà ricadere su tutti i cittadini. Anche perché poi, dati sempre del Ministero dell'Interno, ci dicono che il 30% dei reati vengono fatto delle persone che risiedono in Italia, e quindi parlo chiaramente degli immigrati irregolari. È una signora piaga, e purtroppo il connubio mafia nigeriana, organizzazioni criminali straniere e il traffico di migranti irregolari è un connubio inscindibile. Un grande problema questo, anche perché già noi in Italia sembrerebbe abbiamo tra le mafie più strutturate del mondo. Quindi ora ci troveremo di fronte anche a un rischio di una mafia esterna, con anche poi un rischio di guerre interne tra varie mafie, presumo. Diciamo che la mafia nigeriana a volte entra in contrasto e in conflitto con le criminalità organizzate italiane, molte altre volte invece creano degli accordi, possono diventare il braccio armato per la prostituzione, possono diventare il braccio armato per lo spaccio di stupefacenti. In linea di massima, gli italiani, quando sentono parlare di mafia, è come se si vergognassero, ritenendo di essere gli unici nel mondo che hanno il problema delle criminalità organizzate. Partendo da Oriente verso Occidente, esiste una mafia giapponese, una mafia cinese, una mafia albanese, una mafia russa, una mafia francese, una mafia messicana, una mafia colombiana. Quindi purtroppo su questo non siamo assolutamente gli unici. Anzi, mi piace ricordare che quando siamo stati in commissione negli Stati Uniti ad audire i vertici dell'FBI, della DEA, il procuratore distrettuale di New York, due giudici della Corte Suprema, tutti hanno riconosciuto all'Italia la migliore legislazione antimafia al mondo e le migliori capacità investigative al mondo. Un pizzico di orgoglio da italiano mi porta a dire che nella sede dell'FBI a Quantico esiste solo una statua dedicata a un soggetto non americano e dedicata a un italiano, di Giovanni Falcone. Quindi dobbiamo
continuare a combattere il crimine organizzato italiano e straniero, dobbiamo cercare di andare a prenderli tutti, ma dobbiamo anche essere consapevoli di tanti risultati e di tante, voglio dire, battaglie vinte da donne e uomini in divisa che rappresentano il nostro orgoglio a livello internazionale nella lotta al crimine organizzato. Molto chiaro, senatore. E, senta, senatore, a questo punto cambierei un attimo argomentazione e vorrei farle altre due domande per conoscere anche il lavoro che stai seguendo, oltre che per la mafia, come ci ha appena spiegato, anche nel campo delle tasse e delle problematiche attinenti a queste, anche della finanziaria. Io vorrei capire, senatore Cantalamessa, le tasse che attualmente noi stiamo subendo in modo eccessivo. La Meloni e il vostro governo cosa avete fatto? Quali tasse sono state toccate? E qual è la direzione ideale che vuole raggiungere il governo Meloni, consci del fatto che ci sono svariate difficoltà di cui parleremo successivamente, anche dovute alle gravi eredità ricevute dai precedenti governi? Allora, diciamo una cosa che è sfuggita ai più nella vecchia legge di bilancio, la prima del governo di centrodestra, come governo abbiamo messo 21 miliardi sul caro energia, l'anno prima governo Draghi 3 miliardi e 8. Quindi il sostegno alle imprese o alle famiglie può essere dato o diminuendo le tasse, che è un obiettivo storico della Lega e del centrodestra, o in situazioni emergenziali, sesturplicare l'intervento del governo precedente, passare da 3 miliardi e 8 a 21 miliardi. Noi vogliamo ribaltare quella che è stata una presunzione di colpevolezza nei confronti degli imprenditori per troppi anni, partendo da un assunto: che il sistema fiscale in Italia non funziona. E questo non lo dico io, non lo dice la Lega, non lo dice Matteo Salvini, ma lo dicono i fatti. Le rimanenze fiscali, cioè la somma delle cartelle di Italia, dell'Agenzia di Riscossione, su tutte le cartelle, su tutte le scrivanie degli italiani, nel 2018 ammontavano 800 miliardi di euro, nel 2021 1150 miliardi. Quindi stiamo creando delle rimanenze fiscali che difficilmente riusciremo ad incassare, anzi stanno aumentando. Se aggiungiamo a questo dato il fatto che i contenziosi vincono, voglio dire, i contribuenti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, questo testimonia che c'è un sistema fiscale che non funziona, anzi spesso che permette ai furbetti di non pagare le tasse. E anche su vorrei aprire un ragionamento, perché spesso una politica di centrosinistra ha attaccato il commerciante, il professionista, l'artigiano, il piccolo imprenditore, dicendo che le usure, il 70% di quei 250 miliardi di rimanenze fiscali è in capo a codici fiscali, non in capo a partite IVA. Quindi è proprio, posso dire, la situazione pesante da un punto di vista fiscale, insiste sulle famiglie, non sulle imprese. Quindi parliamo di tasse delle macchine, di multe non pagate, di mutuari. E poi c'è sicuramente, voglio dire, un problema per quel che riguarda anche i professionisti, le piccole imprese, i commercianti, gli artigiani. Ma su questo noi riteniamo che si debba finire con la presunzione di colpevolezza nei confronti delle partite IVA, che sono la ricchezza del nostro paese. Mentre la sinistra ritiene che sia lo Stato a dover fare l'economia, noi come Lega, come centrodestra, riteniamo che l'economia la devono fare le imprese e lo Stato deve essere a supporto delle imprese. Per questo stiamo cambiando una politica economica del Paese, ci vorrà tempo. Questo è il primo documento che andiamo a fare, perché l'altra, la vecchia legge di bilancio era proprio a ridosso delle elezioni, quindi non abbiamo avuto la possibilità di dare un input politico. Qui daremo un input politico che innanzitutto nella mia, che andrà nel senso della riduzione del cuneo fiscale, perché è inimmaginabile, voglio dire, che un professore, un datore di lavoro dia 1.000 euro a un dipendente, al dipendente gliene restano 800 e al datore di lavoro gliene costano 1.400. Questo è una cosa che assolutamente si deve intervenire. Interverremo in maniera massiccia, perché si parla almeno di 4-5 miliardi. Partiremo e comunque daremo una mano ai redditi più bassi e alle pensioni, perché riteniamo, come posso dire, doveroso pensare agli ultimi in questo momento, e sicuramente ci saranno anche fondi per la sanità, perché abbiamo delle liste d'attesa in tutta Italia, una volta
volta era più al sud, ma adesso purtroppo si sta spostando anche al nord questo problema, per il quale è necessario intervenire. I troppi tagli fatti dai governi centrosinistra hanno portato a mettere in discussione quelli che erano dei diritti fondamentali, a cominciare dal diritto alla salute. Molto chiaro, senatore. Allora, come ultima domanda, mi aggancerei esattamente a quello che mi ha appena detto il senatore Cantalamessa. Vede, lei mi ha giustamente presentato sia una parte di successi che avete ottenuto con il governo, ma anche dei, diciamo, desiderata, ciò che volete ottenere in futuro, aiutando la sanità, abbassando le tasse, eccetera, eccetera. Ovviamente quello che lei ci ha presentato costa, ha un costo. Sono sempre comunque tasse in meno, quindi soldi in meno, o comunque soldi che devono entrare in qualche modo. Ora, avete questa eredità storica dovuta a un 110 che grava in modo apocalittico sulle casse delle finanziarie del governo. Cioè, se voi avete già da pagare queste... Questa eredità molto pesante, riuscirete in qualche modo a comunque a soddisfare tutti questi progetti che avete nell'abbassamento delle tasse e anche per esempio per la sanità, che è veramente in difficoltà? Lo dico anch'io che sono del nord, in Veneto sento tutti i miei amici dottori che sono in grandissima difficoltà e molto preoccupati. Diciamo che noi faremo in questa legge di bilancio tutto quello che possiamo, non faremo tutto quello che vogliamo e lo faremo nel corso dei prossimi anni. La fortuna di avere un governo politico è che se un provvedimento non riusciamo a farlo oggi per svariati motivi, possiamo ripresentarlo in un prossimo, voglio dire, provvedimento o farne uno ad hoc. Quindi dicevo prima, l'intenzione è quella di cambiare la politica economica, una politica economica, come diceva giustamente lei, prendendo ad esempio il superbonus, fatto di mancette tra superbonus, reddito di cittadinanza. Quindi, come posso dire, andare a mirare quelli che devono essere i contributi alle imprese. Due settimane fa abbiamo licenziato in Senato il riordino degli incentivi alle imprese. Il totale degli incentivi alle imprese che paga lo Stato italiano, tra incluso anche gli esoneri contributivi previdenziali, i contributi diretti alle imprese, è circa 140 miliardi di euro ogni anno. 140 miliardi di euro. Sono più di 1200, più di 1300 le misure a livello regionale, a livello nazionale, a livello europeo, e spesso gli imprenditori non sanno neanche che esistano una serie di misure. Quindi un riordino degli incentivi, finalizzandoli con l'obiettivo di tornare a avere due parole che negli ultimi anni sembravano antitetiche: una politica industriale, perché in questo paese è mancato per troppi anni una politica industriale per colpa di una presunzione di colpevolezza nei confronti di chi faceva impresa. Noi abbiamo intenzione di indirizzare una politica industriale che parte innanzitutto dal Made in Italy, che parta dalle nostre eccellenze, che aiuti le piccole imprese a diventare grandi, perché il problema del nanismo imprenditoriale è diventato un problema, cioè la caratteristica del nanismo imprenditoriale è diventato un problema nel momento in cui abbiamo delle sfide globali da dover compiere. Quindi sicuramente dare una mano sulla transizione digitale, sulla transizione ecologica, partendo da quella che è la difesa del Made in Italy, e quindi noi su questo andremo avanti. È chiaro che ci portiamo, come diceva giustamente lei, sul gruppone debiti derivanti da mancette e o marchette fatte dai governi precedenti. Penso al super bonus, che si parla di 80-90 miliardi. Io invito solo i nostri telespettatori a fare una riflessione: quali sono le misure, i contributi dati dallo Stato senza limite, senza documentazione, con un rimborso al costo sostenuto? Poi ci lamentiamo, voglio dire, che la borsa sia saltata, la borsa di Coverdire, la borsa di casa, non la borsa quella finanziaria, è inevitabile. Giancarlo Giorgetti, il ministro, ha detto che quando pensa al super bonus gli viene il mal di pancia, sì. E capisco da persona seria a cosa si riferisce. Se uniamo a questo il reddito di cittadinanza, i 6-7 miliardi per l'immigrazione irregolare, non sarà difficile capire dove andare a fare i risparmi per aiutare chi è in difficoltà e le imprese che non vedono l'ora di far ripartire le loro aziende. Senatore, molto chiaro. Senta, senatore Gianluca Cantalamessa, la ringrazio molto per il suo contributo, spero ci saranno ancora nuove occasioni, grazie ancora e buonasera. Grazie a lei, un saluto agli spettatori. Un saluto a tutti gli amici a casa e a presto, buonasera a tutti.